Allora, innanzitutto ci sono domande, difficoltà su quello che ieri ci siamo detti oppure possiamo andare avanti? Scusate, però se parliamo in tanti non ci capiamo. Allora, ci sono domande, difficoltà, qualcosa su cui vogliamo tornare riguardo a quanto ieri abbiamo detto? Sì, certo. Tutto a posto? Sì, eravamo rimasti che in sé l'impresa non è un male ma un'occasione. Un'occasione, una possibilità. Una possibilità. Per creare valore. E una nota di servizio, oggi il professore Colagene non può venire perché appunto la pioggia gli impediva poi di potersi spostare sul discorso suo familiare, eccetera, per cui oggi faremo la lunga fino a quando resistiamo. E a differenza di domani che farà invece lui la lunga e appunto io non ci sarò la prossima volta, ma ci vediamo sabato. Allora, il discorso di ieri lo continuiamo oggi, soprattutto per quanto riguarda le finalità aziendali, cercando di presentare quindi l'azienda secondo quelle che sono le sue diverse finalità. Abbiamo più volte detto come l'azienda è uno spazio o non luogo dove le persone sono coinvolte attraverso relazioni. Dico appunto di luogo o non luogo perché non sempre l'azienda è caratterizzata da spazi fisici, materiali. Spesse volte appunto sono spazi più virtuali, ma allo stesso tempo anche parlando di spazi non sempre sono dislocati nello stesso luogo. Quindi si tratta appunto di luogo o non luogo, secondo un'espressione cara ad Auger. In ogni caso però le relazioni che sono all'interno dell'azienda possono essere di due tipi. Possono essere relazioni sinergiche, cioè che creano qualcosa di nuovo, creano valore, oppure possono essere delle relazioni conflittuali, che sorgono appunto durante l'esercizio della vita dell'impresa. In ogni caso però l'uomo, le persone che stanno all'interno dell'impresa sono coinvolte e da una parte sono, ho visto che c'era lì un elenco, forse il professor Rosito avete fatto stamattina o il professor Hernandez, non so chi, in ogni caso appunto qualcuno che si occupa di filosofia, si parlava appunto di homo economicus ma anche homo faber, proprio perché all'interno della vita dell'azienda sono coinvolti non solo l'homo economicus, cioè l'uomo che ha di vista il raggiungimento di scopi di carattere economico, ma ci stanno sia l'homo faber, l'homo artifex, cioè l'uomo artefice, l'uomo che crea. Così pure ritorniamo a un altro concetto che abbiamo detto, mi sembra, nella prima lezione, ci sta anche l'uomo viator, cioè l'uomo che non è mai arrivato, l'uomo che è in cammino, che in ogni caso però è artefice di quella che è la sua, tutte le sue dimensioni come appunto persona. Inoltre, un'ulteriore premessa appunto faccio a quello che diremo oggi. Quando parliamo appunto di azienda, non parliamo di soggetti anonimi, ma di soggetti che hanno delle responsabilità. Eppure un'altra cosa, appunto, mi preme di dire che in ogni caso l'impresa non è un fine, è un mezzo. Questa è una cosa fondamentale, diventa appunto, lo dirà Kant, nel momento in cui l'altro diventa uno strumento, a questo punto significa che io non ho più rispetto della dignità dell'altro. Questo appunto vale anche per quanto riguarda le imprese. Le imprese in ogni caso sono dei mezzi, non sono il fine. Sono degli strumenti in mano a persone fisiche e giuridiche. Prego. No, impresa e azienda. Allora, nella terminologia impresa-azienda fondamentalmente diciamo la stessa cosa.
In ogni caso, l'importante che ci rendiamo conto è che quando parliamo di impresa o azienda, facciamo riferimento ad un ente organico, al cui interno vi sono diversi organi, no? E quindi come tale, e all'interno degli organi ci stanno persone, dicevo prima, ci stanno persone che hanno delle responsabilità. Confine di lucro. Adesso ci arriviamo, piano, adesso ci arriviamo. E in ogni caso, quindi, si tratta quindi di un sistema appunto organico all'interno del quale vi sono delle persone, che i quali appunto sono capaci di determinazione e che quindi sono responsabili. Per parlare appunto del rapporto tra quella che è l'economia aziendale e il rispetto dell'uomo, parto dai risultati, parto appunto dalla fine. E parlare appunto dei risultati, parliamo appunto di categorie di risultati. Quali sono appunto queste categorie di risultati? Risultati di tipo economico-finanziario, risultati di tipo competitivo e risultati di tipo sociale. Fondamentalmente, nella gestione appunto delle imprese si raggiungeranno degli obiettivi che poi saranno quantificati da risultati ottenuti. Secondo appunto questa triplice categoria: economico-finanziaria, competitiva e sociale. Un altro appunto risultato, seppur vero appunto un po' diverso rispetto a quello che ho detto, è quello dello sviluppo, quello della crescita dell'impresa. Vediamo appunto la prima categoria di risultati, i risultati economico-finanziari. I risultati economico-finanziari sono risultati quantificabili, ci sono degli indici, ci sono appunto delle espressioni matematiche che mi definiscono quello che è un risultato economico-finanziario. Sono indicatori che indicano appunto l'economicità, vedi per esempio il reddito ottenuto dall'interno dell'impresa in un singolo anno, in un trimestre, in un semestre, in un triennio. Così pure riguardo all'economicità i margini di contribuzione, così pure anche il tasso di autofinanziamento. Sempre all'interno dei risultati economico-finanziari ci sono quelle invece che misurano la solidità patrimoniale dell'impresa, per esempio andando a vedere i margini di struttura, il tasso di indebitamento, oppure indici che indicano la liquidità e la solvibilità appunto dell'impresa. Questi appunto sono tutti indici quantificabili matematicamente, dove c'è poca discrezione, cioè sono frutti di conti. Oltre appunto ai risultati economico-finanziari ci sono risultati di tipo competitivo, cioè sono anche questi espressi da indicatori, mentre però i risultati di tipo economico-finanziario sono dei dati certi, cioè che derivano da una gestione. I risultati di tipo competitivi, anche questi utilizzano degli indicatori, però che richiedono un certo grado di approssimazione. No, non tanto di approssimazione, quanto piuttosto di valutazione, no? Da parte appunto dei soggetti che li formulano, anche perché io mi confronto con altre realtà, per esempio quelle appunto che indicano il grado per esempio di affermazione all'interno di un mercato, facendo uso che so di dati statistici che in ogni caso sono su campioni, no? Oppure dati che riguardano invece il vantaggio che io ho ottenuto rispetto ad altre imprese.
oppure indici che indicano invece il dominio sul mercato. Si tratta appunto, vi dicevo, di indici che se da una parte sono indicatori di carattere matematico, anche questi, però in ogni caso rispetto agli indici economico-finanziari sono degli indici dove c'è un certo grado di valutazione, perché dipende da delle valutazioni di carattere statistico, di confronto, e quindi come tale non sono quei dati certi che possiamo avere invece nei dati economico-finanziari. E in ogni caso indica il vantaggio, il dominio, l'affermazione dell'impresa all'interno delle cosiddette, lo dicevamo nella prima lezione, delle cosiddette arene competitive. È un'espressione appunto che viene utilizzata nella letteratura parlando appunto di economia aziendale, nel rapporto appunto proprio delle strategie competitive, proprio per indicare questa lotta, no? All'interno del mercato, per avere appunto un dominio, per poter un'affermazione, per poter avere appunto un vantaggio, dove il gioco può essere a somma zero, dove si ha un vincitore o un perdente, per cui alcuni saranno esclusi all'interno del mercato, oppure come una gara agonistica, dove nel podio ci sarà un primo, un secondo, un terzo. Però in ogni caso l'elemento della competizione è sempre presente, sia appunto nel gioco a somma zero, sia nel gioco appunto dove non è a somma zero, però in ogni caso ci saranno diverse postazioni raggiunte. Sia i risultati economico-finanziari, sia i risultati competitivi, sia i risultati appunto sociali, tra loro possono avere un rapporto di sinergia oppure di competizione. Cioè, cosa significa questo? Questa rivalità si avverte soprattutto nel breve periodo. Nel breve periodo dove un'azienda deve scegliere, deve saper scegliere, tra quella che è una economicità, quella che è una competitività e quella che è una socialità, i quali appunto possono vivere questo rapporto o di sinergia o di competitività. Scegliere di avere più profitti a discapito per esempio della socialità, oppure essere più competitivi pur avendo meno redditi, oppure ancora di più, soprattutto nel medio e nel lungo periodo, attraverso invece una sinergia tra i tre diversi risultati. E i risultati sociali? I risultati sociali, a differenza dei risultati appunto economici, economico-finanziari, i risultati appunto competitivi, che dicevamo sono indici in ogni caso che fanno ricorso alla matematica, sono degli indici invece che difficilmente possiamo quantificare. Quindi sono oggetti di valutazione, sicuramente valutazione che tengono conto di determinati criteri, ma che in ogni caso non ci assicurano la certezza che ci possono, per esempio, invece, che ci può dare invece un risultato economico-finanziario. Cosa vanno a misurare i risultati sociali? Per esempio i gradi di soddisfazione. I gradi di soddisfazione di tutti i soggetti che interagiscono con l'azienda, quelli che vengono chiamati gli stakeholders. Cioè tutti i soggetti che ruotano intorno all'azienda, che possono essere persone fisiche, persone giuridiche, enti, ambiente, tutto ciò che ruota intorno all'azienda. Quindi questi indici vanno appunto a indicare quali sono, per esempio, dicevo, il livello di soddisfazione, per esempio dei clienti, oppure all'interno del proprio personale. Oppure vanno appunto a determinare il consenso. Il consenso che io ho all'interno, che so, dell'opinione pubblica. Questo sicuramente per un'azienda pubblica è determinante, il consenso. Così pure anche la fiducia. Oppure la coesione.
La coesione soprattutto all'interno dell'impresa, tra la dirigenza e il personale. Quindi tra i vari, in ogni caso, interlocutori sociali che abbiamo chiamato stakeholders, dei quali contributi in ogni caso l'impresa ha bisogno. L'impresa appunto necessariamente ha bisogno dei lavoratori, ha bisogno appunto di finanziatori, ha bisogno di clienti, ha bisogno di fornitori, ha bisogno appunto di consensi da parte dell'opinione pubblica. Dicevo che sia la coesione, sia la soddisfazione, sia appunto la fiducia, sono appunto fattori che sono variabili, che sono difficilmente quantificabili, a meno oggettivamente quantificabili. Non possono essere quantificate attraverso un indice, posso fare delle ricerche di mercato, ma in ogni caso possono essere appunto evidenziate in ogni caso attraverso sintomi, attraverso appunto sintomi che possono essere apprezzati indirettamente. Un'impresa che è orientata esclusivamente a risultati di carattere economico-finanziario, soprattutto con la nascita del neoliberismo in economia, appunto in macroeconomia, soprattutto grazie al pensiero di Milton Friedman, oppure in campo aziendale, di economia aziendale con il pensiero di Franco Modigliani, l'attenzione è stata posta quasi esclusivamente su quelli che sono il trade-off che c'è tra la competitività e la redditività, lasciando il terzo obiettivo alla discrezione e alla predisposizione di coloro appunto che guidano l'impresa, ma in ogni caso non considerato come fattore determinante del successo dell'impresa. Questa disaffezione quindi ha portato a una certa discrezionalità, mentre l'indice appunto, gli indici economico-finanziari e gli indici appunto di competitività sono stati considerati come cogenti, come determinanti le politiche aziendali, gli obiettivi di carattere sociale sono stati appunto considerati nel corso del tempo, parlo soprattutto nella seconda metà del Novecento, sono stati considerati come frutto della discrezionalità del soggetto che guida l'azienda. Lo sviluppo però deve tener conto di una visione prospettica, di una visione appunto che non si ferma all'immediato. Sicuramente il trade-off tra economicità e competitività è importante da tener conto nel breve periodo. Ne tenendo conto però che nel lungo periodo rischiamo di perdere clienti, disaffezione e consenso. Tutti risultati di carattere economico, per cui studi a noi più vicini ci portano a dire che non possiamo non tener conto di quest'altro risultato che sono i risultati di carattere sociale, di tener conto appunto dei livelli di soddisfazione, di fiducia, di coesione. Proprio questo in una prospettiva che non si ferma al breve, ma nel medio e nel lungo periodo, dove sono importanti risultati non soltanto di tipo quantitativo, ma anche qualitativo. Per la realizzazione appunto di questi, ci sono difficoltà, domande, qualcosa di poco chiaro? Tutto bene? Disaffezione e consenso riguarda l'interno o l'esterno? Sia l'interno che l'esterno, perché gli interlocutori sociali stanno all'interno, ma stanno anche all'esterno, che sono il cliente. Allo stesso modo? Certo. Con dinamiche uguali. Non è che riguardano sia i clienti che le persone che ci lavorano dentro. Certo, un cliente può diversificarsi ad un'azienda, così pure anche all'interno. Le dinamiche saranno diverse, proprio perché il bisogno è diverso, no? Però la disaffezione può esserci sia all'interno che all'esterno.
Per realizzare appunto questi risultati, dicevamo che l'azienda intesa delle relazioni sia all'interno sia all'esterno, con l'ambiente circostante. Quando appunto qui parlo di ambiente, mi riferisco sia all'ambiente naturale, sia a tutte appunto quelle persone, sia appunto come persone fisiche, come persone giuridiche, come enti, che sono legati sotto forma appunto di un sottosistema che interagisce in ogni caso con l'azienda, è coinvolto nella vita dell'azienda, perché entra in contatto in base ad un interesse. Per cui all'interno sicuramente ci saranno i lavoratori, al di fuori ci sono altri soggetti, clienti, fornitori, opinione pubblica, territorio, mass media. Per cui l'azienda non produce soltanto beni e servizi che sono vendibili sul mercato, ma produce in ogni caso relazioni all'esterno, crea cultura o crea di sicurezza, oppure va contro la cultura, oppure modifica le condizioni sociali, modifica paesaggi, proprio per questa interrelazione che esiste con l'ambiente esterno. E le relazioni si manifestano da ambedue le parti. Ci sono relazioni in input e in output, cioè dalla parte l'azienda che emette all'esterno delle informazioni, la sua attività appunto di influenza all'esterno, ma dall'altra parte dall'esterno riceve informazioni. Informazioni che possono essere come vincoli, come minacce, come opportunità. Dall'altra parte appunto anche l'impresa, dicevamo, fornisce all'esterno, ieri appunto parlavamo delle esternalità, positive o negative, che può porre appunto all'esterno. All'interno appunto dell'impresa interagiscono diversi attori aziendali. Vi sono appunto attori all'esterno, soprattutto nell'ambito competitivo. Ci sono appunto attori sociali e ci sono appunto coloro che operano all'interno dell'impresa. Gli attori del sistema competitivo sono i concorrenti, con i quali l'azienda opera con rapporti, con relazioni o di competizione, di rivalità, a volte invece di collaborazione. Non è detto appunto che il gioco deve essere a somma zero. La teoria dei giochi ci dice che a volte giocare insieme alla fine otteniamo un risultato maggiore rispetto a quello che possiamo ottenere come singoli. Il rapporto competitivo si ha anche nei confronti dei fornitori e dei clienti, il cui rapporto in questo caso però è determinato dalla forza contrattuale. Più grande è l'impresa, maggiore sarà il suo potere contrattuale. Così pure tra gli attori sociali ci sono coloro che producono dei prodotti sostitutivi a quello che io produco, oppure i possibili entranti sul mercato. Dicevamo invece gli attori sociali sono coloro che ruotano appunto all'interno o fuori dell'azienda, il cui indice è dato appunto dal grado di soddisfazione, dalla coesione, della fiducia che questi soggetti hanno nei confronti dell'impresa. Essi sono all'interno i lavoratori stessi, i rappresentanti sindacali,
oppure coloro che vogliono risparmiare all'interno dell'impresa. Parla appunto agli azionisti non di controllo, ma di coloro che vorrebbero appunto possedere azioni come forma di risparmio. Così pure anche i finanziatori, gli amministratori pubblici, i mass media e l'opinione pubblica. Da ciò appunto ne deriva un triplice finalismo aziendale. Tre sono appunto i fini principali a cui è indirizzata la gestione dell'impresa. Da una parte appunto la redditività, quello che chiamiamo profitto. E la redditività, bisogna tener conto della redditività a breve e a lungo periodo. La competitività e la socialità. Dicevamo prima, come spesse volte il trade-off nel breve periodo è tra redditività e competitività, e a volte per facilitare la competitività sono disposto anche ad avere un minore reddito. Per cui l'esperienza ci dice che è nel lungo periodo che va misurata la redditività delle imprese, che permette appunto in ogni caso la realizzazione delle altre due finalità, quella della competitività e della socialità. Due appunto autori di economia aziendale, Peters e Waterman, hanno individuato un archetipo di orientamento strategico di fondo, che si basa su tre domande, sul dove, sul perché e sul come. Quelli appunto che indicano loro come orientamento strategico di fondo per un'eccellenza imprenditoriale. Secondo appunto questi autori, dove fare impresa? Bisogna appunto fare impresa attraverso strategie di diversificazione, cioè diversificare le produzioni. Possibilmente in aree tra loro non collegate. Questo perché in questo modo posso differenziare il rischio. Per cui se va male un'area o un settore di produzione, ci sarà qualche altra che andrà a compensare. Sul perché. Questi autori stessi dicevano: al primo posto vanno messi i clienti e poi valorizzando i collaboratori tutti. Sul come, e si dicevano, questo può avvenire attraverso un management che è immerso nelle problematiche aziendali, che interagisce con il personale presente all'interno dell'impresa. Il management non deve essere un organo alieno da quella che è la vita dell'impresa, ma deve conoscere e vivere la vita dell'impresa. Per conoscere le difficoltà anche vissute all'interno dell'impresa ed eventualmente trovare le soluzioni. Riguardo appunto al dove, credo che sia appunto interessante soffermarci appunto sul dove. Loro dicevano per fare impresa occorre, per fare in modo che sia diversificato il rischio, occorre operare in settori diversi e possibilmente in aree che siano fra loro non collegate. Sul dove ci sembra appunto interessante soprattutto sul rapporto anche che bisogna avere nei confronti proprio sul dove e sull'ambiente circostante. Tenendo conto del fattore cogente per le imprese delle esternalità, soprattutto le esternalità appunto negative, di cui dicevamo ieri. Strumenti appunto, cioè effetti appunto della produzione che possono avere degli effetti negativi sia nell'ambiente sia nei confronti degli uomini che vivono all'interno dell'ambiente.
E quindi come tale in questo dove bisogna tener conto anche di questo elemento, quelle del rapporto con l'ambiente e dell'esternalità che io posso porre all'interno dell'ambiente. Sul perché, e si dicevano appunto che occorre mettere in primo posto i clienti e poi valorizzare i collaboratori tutti. L'abbiamo appunto già detto due lezioni fa sul ruolo importante che assume sempre più il cliente, sulla consapevolezza che assume il cliente nel potere che ha. Parla appunto della consapevolezza perché dicendo che questa consapevolezza in ogni caso non è data, anzi, le scelte spesse volte sono determinate. Il fatto appunto che il cliente prende invece sempre più consapevolezza del suo ruolo di scelta sulla soddisfazione oppure sulla disaffezione invece che può portarmi verso un'impresa. Questo sicuramente è un grande campanello d'allarme per quanto riguarda le imprese. E in questo tutti noi siamo sicuramente consumatori, ma magari siamo chiamati anche ad avere questa funzione, diciamo, di formazione. No? Siamo chiamati appunto a far prendere consapevolezza del ruolo che abbiamo come consumatori, ma allo stesso tempo, se noi partecipiamo all'interno di imprese, del ruolo che in ogni caso attivo, di attore attivo che è appunto il cliente, prestando quindi attenzione a quelle che sono le sue aspettative, i suoi bisogni. Sul come appunto credo che riguarda appunto il modo in cui bisogna appunto organizzare e gestire l'impresa. E qui possiamo avere diversi tipi di modelli. Un tipo di modello è quello autocratico. Esisto io come padrone e voi non contate nulla. Non avete voce in capitolo, comando io. Oppure più partecipativo. Per quello loro dicevano che occorre che il management deve essere coinvolto nella vita delle imprese se vogliamo raggiungere una strategia di fondo di eccellenza. Deve essere coinvolto in quello che sono, cioè i collaboratori devono essere coinvolti in quelle che possono essere le decisioni aziendali. Cercando appunto di favorire le potenzialità individuali. Così pure, sempre riguardo appunto questo aspetto del come, è l'apertura o meno al nuovo. Per cui il lavoratore appunto, visto appunto non soltanto come mero esecutore, quanto piuttosto come risorsa. Sicuramente dietro un orientamento strategico di fondo ci stanno delle convinzioni, ci stanno dei valori appunto che si fermano esclusivamente quelli che afferiscono all'homo economicus, oppure valori che invece che afferiscono alla valorizzazione dell'altro. Mi fermo appunto qui, facciamo 10 minuti, un quarto d'ora quando volete di pausa. Dopodiché riprendiamo dopo. Bene. Ci sono domande? Sicuro? No, no, se volete possiamo anche adesso, non preoccupate. Un minuto, no, nel senso che... Allora, quindi avere successo per un'impresa non significa soltanto conseguire delle performance di tipo economico-finanziario importanti, cioè orientarsi solo esclusivamente verso gli shareholders, così come suggeriva appunto Franco Modigliani, quanto piuttosto significa invece salvaguardare la vitalità dell'impresa, cioè fare in modo che la vita dell'impresa, la vitalità dell'impresa continui, assicurando in ogni caso una funzionalità economica, duratura nel tempo.
Quindi il profitto in questo caso non visto più soltanto come un fine, ma come un mezzo. E qui appunto dico un'altra cosa chiara, alcuni di voi fanno parte di aziende pubbliche. Il profitto in ogni caso è un mezzo ed è necessario. E quindi come tale necessariamente anche le imprese pubbliche devono tener conto di questo. Cioè del fatto che in ogni caso per portare avanti altre finalità anche di tipo sociale occorre che ci sia il profitto per assicurare proprio la vitalità dell'impresa, altrimenti l'azienda fallisce, non va più avanti. In ogni caso però oltre al profitto appunto non visto esclusivamente come fine ma proprio come mezzo deve tener conto anche degli altri due fattori, innanzitutto quella della dominanza di una porzione di mercato e quello della coesione tra gli stakeholders. Da dove scaturisce la dominanza di un mercato? Dal fatto che io in ogni caso rispetto ad altri ho un vantaggio concorrenziale, che è frutto sicuramente di competenze distintive che mi distinguono dagli altri. Per cui questo porterà alla accettabilità del prodotto che io offro al cliente. In un momento in cui, dicevamo, il cliente assume sempre più importanza, prende consapevolezza del potere che ha in mano, il potere concorrenziale non è dato soltanto dal costo di differenziazione, dal fatto che io ti offro questo prodotto ad un prezzo inferiore rispetto agli altri, ma piuttosto è dettato da quegli aspetti, da quelle condizioni che mi distinguono dagli altri per la qualità che io offro, non soltanto legato al prodotto, ma soprattutto anche dettata da quello che ci sta dietro al prodotto. In un tempo in cui il consumatore prende sempre più consapevolezza di quello che ci sta dietro le imprese, queste condizioni diventano fattore di differenziazione. Proprio perché il cliente si sente mosso dal senso di responsabilità. Mentre invece la coesione scaturisce dalle attrattività delle proposte che l'impresa è in grado di rivolgere agli stakeholders, la quale appunto necessita del contributo che gli stakeholders possono dare. Da che cosa sono determinate queste appunto proposte? Sono determinate dalla competenza, dalla credibilità, dai valori imprenditoriali che sono vissuti e che caratterizzano l'identità dell'impresa. Quindi, se vogliamo sintetizzare, l'impresa che è successo è quella che realizza pienamente la sua ragione d'essere, declinando appunto le diverse appunto dimensioni che lo qualificano, in modo però sinergico, non conflittuale, sapendo appunto che le parti sono fra loro complementari e questo facendolo in maniera economica. Pertanto lo sviluppo aziendale non può essere soltanto determinato da una crescita, dove perché ci intendiamo un avanzamento di risultati di tipo quantitativo, perché cresce, che so, il numero delle mie filiali, oppure il numero dei miei punti vendita, oppure perché cresce il numero i miei profitti, il valore delle mie azioni. Questo è un aspetto che dicevamo che se non si riesce a coordinare con gli altri aspetti rischia che non possa andare avanti, cioè non si assicuri la vitalità dell'impresa. Occorre invece passare da un concetto di sviluppo, di crescita a un concetto di sviluppo, dove per sviluppo appunto intendiamo uno sviluppo in ogni caso anche nelle imprese sostenibile, dove si tiene conto appunto di parametri
di carattere non solo appunto quantitativi ma anche qualitativi. Dicevamo appunto ieri, parlando appunto del concetto di responsabilità, la parola appunto responsabilità indica appunto una metterci la faccia, mi sento responsabile, mi prendo carico, ma nello stesso tempo la parola appunto responsabilità viene da res ponderare, cioè il saper valutare, il saper ponderare la res, cioè saper soppesare la res e le conseguenze che ne derivano dall'uso della res. Da ciò appunto deriva un principio appunto del progresso. In che cosa consiste il principio di progresso? Colui al quale è affidato qualcosa, una res, è tenuto appunto a custodire quello che gli è stato affidato, a far crescere quello che gli è stato affidato. Questo appunto significa che coloro che hanno in mano le imprese sono tenute a custodire quello che hanno in mano, a farlo crescere, a svilupparlo, nella terminologia che abbiamo detto. Proprio secondo una natura di tipo fiduciaria che si affida a coloro che hanno in mano il reddito, in mano appunto le imprese. Secondo appunto una natura di tipo fiduciaria, per cui è tenuta a rendere conto di quello appunto che ha in mano. Per cui il servizio che si compie è un servizio, non è un dominio. Nella vita delle imprese purtroppo non sempre questo viene preso in considerazione. Spesso appunto viene vissuto come dominio e non tanto appunto in questa natura fiduciaria che il servizio di coloro che hanno la guida dell'impresa hanno. Vorrei fare una riflessione che ci stiamo ponendo come sì. Un gruppo di imprenditori, io non sono un imprenditore, però con un gruppo di imprenditori facciamo ogni tanto delle riflessioni attorno all'idea della crescita o sviluppo o evoluzione che sia, no? C'è un tema che secondo noi ha a che fare molto con la crisi e la gestione della crisi, che non viene mai considerato nell'impresa, l'ipotesi di finire. Di? Finire. Ah. L'impresa non pianifica mai la fine, né di sé, né di alcune parti di sé, al più pianifica la vendita del ramo d'azienda. Noi riteniamo che nella scienza economica bisognerebbe affrontare fortemente questa cioè penso al caso dell'IVA. L'idea è o una brutale chiusura con i disastri che comporta, o un tenerla in piedi ad ogni costo. Non si paventa mai l'ipotesi di una lenta trasformazione, riduzione fino a una chiusura dolce che consenta un altro tipo di sviluppo. Almeno questo è quello che a noi risulta nel caso specifico di nessuno dei piani industriali che sono mai stati proposti, sempre fallimentari, perché tutti considerano l'ipotesi di tenerla comunque in piedi, si dà atto del fatto che probabilmente la strategia migliore potrebbe essere quella di una lenta riduzione fino alla fine. L'impresa è soltanto nella sua capacità di crescere sempre, con tutti gli altri, nelle altre dimensioni semmai, ma comunque di crescere. Cosa allora,
Innanzitutto, appunto, io ho fatto la distinzione tra crescita e sviluppo. Esatto, sì, certo. Per crescita, appunto, intendiamo appunto parametri solo esclusivamente quantitativi che sono legati al fatto che io cresca economicamente, in questo senso, anche su quella che poi sarà anche la dominanza, no? Sul mercato. Parlavo appunto di sviluppo proprio perché parlavo appunto di fattori di carattere qualitativo. Non è detto che un'azienda che cresce economicamente poi sia vitale, cioè nel senso che anche al suo interno coloro che ci vivono oppure coloro che ruotano intorno all'azienda, gli stakeholders, vivano bene la vita dell'azienda, no? In questo senso parlavo più di sviluppo, in questo senso, che è diverso, dicevo, dalla crescita, proprio perché prende in considerazione della vitalità dell'impresa. No? Però ripeto, il tema non è quello di migliorare l'evoluzione, è che così come l'uomo muore e la scienza aiuta l'uomo a morire, l'economia non ci pensa manco all'ipotesi, sì. Allora, la costituzione delle imprese, salvo che appunto non sono state pensate già fin dall'inizio come legato ad un progetto particolare, eccetera, per cui è già prevista fin dall'inizio una fine. Ecco. Nel momento in cui, quando è che un'azienda volge verso una fine? Innanzitutto perché è preceduto da una crisi, no? Da una crisi, perché non va bene più sul mercato, non riesce a raggiungere più appunto risultati che si aspettava, per cui il tasso che so di indebitamento diventa alto, eccetera. In questo caso le vie che sono proposte sono o una riconversione, no? Per quello dicevano prima, lo accennavo prima, quando quei due economisti, Waterman e Peterson, dicevano occorre pensare alle imprese diversificate già anche nella produzione e nei luoghi, perché se va male un settore ci sarà qualche altro che potrà aiutarmi. Se io produco solo esclusivamente quella cosa e quella cosa va male, c'è il rischio che io possa appunto portare l'industria appunto al disastro, l'impresa appunto al disastro economico. Quindi può essere o la riconversione, per cui se prima producevo legname, poi mi sono dedicato ai fattori della telecomunicazione, la Nokia, no? Per cui nel momento in cui si capisce che il legname non produce il reddito così come mi aspettavo, in base anche alle novità che ci stanno, mi riconverto l'impresa, perché non faccio più l'azienda che si dedica al legname, quanto piuttosto a prodotti di alta tecnologia. Questa appunto può essere una via, oppure attraverso la fusione con altre imprese, oppure attraverso l'aiuto di altre imprese. Altre situazioni possono essere anche stabilite, in cui stabilire come muore un'impresa, però in ogni caso non viene mai, quasi mai stabilita che l'azienda pensi ad una morte, no? Sì, infatti è questo. No? Proprio perché in ogni caso si pensa che produce un valore economico oppure no, ma in ogni caso è qualcosa che mi produce valore e quindi come tale è destinata a durare nel tempo, forse non potrà mai essere eterna, no? Ma in ogni caso pensarla non qualcosa a tempo determinato, no? Per cui già penso che fra 10 anni dovrà morire, no? Anche perché non sappiamo, dipenderà molto dal futuro. Per quanto quando è nata la persona giuridica, per la persona giuridica, le prime persone giuridiche era previsto un anno di fine, per definizione, quando facevano i primi statuti, era sempre prevista una fine. Poi credo per normativa da un certo momento in poi si è potuto dire senza fine. Però per quale motivo è stato stabilito? Allora, se storicamente è stato previsto così e poi è stato cambiato, per quale motivo è stato cambiato? Perché? Fatti tanti. Secondo me andrebbe pure quello. Come? Dico quello che voglio provare a. Scusate, se parliamo sotto. Ripetere l'ultimo punto della discussione, perché sì, no, dico, una volta era storicamente le persone giuridiche, sì, potevano essere costituite a tempo, una nascita e una morte, cioè erano a tempo, sì, anche, non si poteva, sì, anche se si può fare, no? Ma adesso c'è la possibilità di non farlo, si può dire che è un'associazione, un'impresa, no, una persona giuridica in generale può non prevedere una sua fine. Io credo che una revisione del pensiero economico dovrebbe tornare a quell'idea sana,
come tutte le cose della natura hanno una nascita e una fine, secondo me bisognerebbe prevederla la fine, già non solo quando è una persona giuridica di scopo, come erano le prime corporation, no? Per costruire il ponte, per fare sarebbe secondo me un passaggio epocale. Comunque, nello statuto della fondazione, cioè l'estinzione della figura giuridica. Ribadisco, storicamente era così. Sì, ma solo da un po' di tempo è possibile prevedere persone giuridiche che non hanno. Ma guarda, nella mia esperienza, la quasi totalità degli statuti delle imprese normalmente c'è una durata che in genere è fissata in 50 anni. Quindi c'è. Prima era un obbligo, adesso non è. Sì, però. Allora, scusate, però mettiamo un'impresa che funzioni, va bene. Innanzitutto, la fissazione di un termine finale può essere una causa di disaffezione, no? Perché io so tanto che alla fine l'impresa finisce, quindi non sono assolutamente interessato perché l'azienda si sviluppi, perché so che è a tempo. Oltre al fatto, se l'azienda va male, bene, perché la devo chiudere? Non lo so, però mi sembra naturale. Cioè, per partito preso? No. Per garantire la biodiversità. Come? Per garantire la biodiversità delle imprese, nel senso che se soffro la stessa vita. Però scusate, però questo non può essere appunto un partito preso nel dire che tutto deve avere una fine. È un partito preso. Oppure dire che soltanto alcune categorie possono accedere a alcuni servizi e altri no. È un discorso, diciamo, di previo, cioè che già pongo. Cioè che non tiene conto però di una realtà che va in un altro modo. Sì. Cioè un conto, allora, se uno legge qualsiasi statuto di qualsiasi impresa, c'è uno scopo sociale che non è fare soldi, tanto no, per no, certo, è realizzare un fine sociale. Che poi il profitto è il mezzo attraverso il quale vengono realizzati questi scopi. Se io esco dagli scopi sociali, in pratica neanche potrei essere addirittura additato che non sto realizzando gli scopi sociali. Tant'è che oggi esiste anche la figura dell'impresa sociale, tanto per entrare anche nel terzo settore, che i cui scopi sono quelli di dare un valore aggiunto di carattere diciamo di interesse pubblico, e questo realizzando un profitto. Quello che poi può variare semmai è cosa ci faccio con questo profitto, e come diceva giustamente il professore, cioè la destinazione del profitto è strumentale alla realizzazione del fine sociale. In quel caso, nel caso delle imprese sociali, quindi che io realizzo un valore aggiunto di carattere sociale, realizzo un profitto, ho il divieto di distribuire gli utili entro certi limiti, diciamo, ben definiti, e in questo senso, diciamo, perché dovrei, diciamo, interrompere questa? Perché in linea di massima è nella natura dell'impresa generare flussi e profitto, realizzare scopi sociali anche nel medio lungo periodo, generando dei flussi positivi di reddito. Questo però deriva dal fatto che uno pensa che il profitto di per sé sia un fatto negativo. L'importante è a che cosa venga destinato questo profitto. Se il fine è assolutamente positivo, ben venga la sua. Diciamo la sua, anche voglio dire, anche una congregazione, un'associazione che dura da tempo e che fa del bene, vive la sua sopravvivenza. Quindi diciamo, perché no? Anche associazioni, diciamo, anche appunto opere, anche delle, come dire, anche le congregazioni realizzano il fine sociale, no? Tutto sommato, allora sicuramente, diciamo, dal punto di vista sociologico, se è pur vero che viviamo in tempo di non più stabilità, per cui non tutto viene considerato più stabile, eccetera, ma questo non significa che previamente già dobbiamo stabilire che già tutto deve essere liquido, usando l'espressione comune, no? Cioè, questo non significa che io già previamente devo stabilire quanto deve durare una vita dell'impresa, salvo che appunto non sia un'impresa per scopo che è legata a quel tempo, no? Cioè, secondo me per due motivi, dal punto di vista, diciamo, di motivazione, per cui alla fine io posso essere anche disaffezionato a portare avanti l'impresa perché so che in ogni caso ha un tempo. E poi non è detto che l'impresa, una volta scaduto il termine,
non possa andare bene, per cui perché la devo chiudere? A parte che tecnicamente basta, nel caso delle, basta modificare lo statuto. Ok, però già pensare un'impresa che sia a tempo, cioè almeno personalmente la vedo più come qualcosa di, cioè, guidata solo da un'idea, no? Del fatto che tutto in ogni caso deve avere un tempo, deve essere stabilito. Perché? Cioè, perché se diciamo che l'impresa è qualcosa di positivo per il territorio, che dovrebbe essere qualcosa che aiuta il territorio, cioè questo dibattito in realtà è stato molto forte, perché le correnti ambientaliste volevano la chiusura dell'Ilva senza se e senza ma senza proporre nessuna alternativa. Allora c'è un problema di gestione, cioè una discussione molto grossa, no? Che non può essere verificato, perché c'è una complessità molto forte, perché 12.000 lavoratori, una città che dipende solamente da una monoindustria, e che chiudere l'Ilva significa portare tanto al disastro. Il discorso è chiudere e dire diciamo fino a questa impresa con quali conseguenze? No, ma infatti è proprio per evitare che finisca in quel modo catastrofico che io propongo una riflessione che non può essere solo per l'Ilva, sul fatto che si possono pensare dei modelli che prevedono nel medio periodo la chiusura non si è tanto sulla chiusura, e su come renderla, su come pensare ad uno sviluppo dell'impresa, non sulla crescita, sullo sviluppo. Cioè non è tanto come portare a chiudere questa impresa, non lo ritengo un discorso. Immaginiamo una nuova strategia per poter affrontare situazioni catastrofiche del borgo dell'Ilva. Cioè uno potrebbe anche risolverla con bonifica di diversi settori impiegando gli stessi operai, quindi fare delle scene, cioè ci potrebbero essere tantissime soluzioni se non si mettesse, cioè io non sono competente, però credo che tutte le tavole rotonde qualche soluzione che prevedesse di salvaguardare da una parte la salute e dall'altra l'occupazione, credo che l'abbiano vista, anche se poi la soluzione è stata molto spicciola, frettolosa, perché doveva apparire che avevano fatto qualcosa e non hanno fatto effettivamente nulla. Comunque lasciamo stare, se non ci buttiamo in politica, però effettivamente, come si dice, c'è sempre una soluzione, non è che uno quando trova un'azienda la fa con l'intento che si estingua, ma quantomeno né che cresca in maniera esponenziale, perché ormai la fiducia nel progresso assoluto non c'è, ma quantomeno che perduri in un limite di massimizzazione, in modo tale che non crolli, ecco, mai il deficit, credo. Perché non so, effettivamente la situazione è bruttissima come limite, non so neanche io che termine usare. Sostenibilità, ecco. Anzi, proprio anche nelle critiche di valutazione, ora che l'istituto è vado, non mi ricordo adesso com'è che era quello di Boston, che adesso fanno anche nelle aziende americane, prevedono molti criteri che riguardano la qualità, il rapporto tra i stakeholder e altre cose. C'è l'obbligo di dichiarazione non finanziaria per le aziende di grande dimensione, dove appunto si parla delle condizioni dei lavoratori, dell'eventuale non corruzione che c'è all'interno dell'azienda, quindi sono previsti. Il problema è che c'è un'immunità, un caso di diritto, perché lì è stata data l'immunità a chi ha comprato l'Ilva, c'è un privato che ha l'immunità e può avere libertà di quello che può. Vabbè, no. Questo è il problema. Allora, sicuramente sono stati piani quinquennali, come in Cina non avrebbe combinato, scherzo. Per buttare così, guardate pure voi ragazzi come siete nel settore. Voi che toccate con mano un'azienda come Ama, che non è che, oddio, internamente ha avuto anche lei delle battute dei terremoti. Forse non possono parlare.
spegniamo sto video. Ma ci sono comunque le aziende a tempo determinato? Ma sicuramente, perché sono ad un progetto legato ad un progetto certo, legato ad un progetto legato, certo, perché è legato ad un progetto particolare. Allora, scusate, ritorno a un discorso previo. Scusate, un discorso previo appunto che quando la volontà si scontra con la realtà, no? È vero che noi possiamo decidere quanto deve vivere un'azienda, che solitamente un'azienda si pensa di che duri finché duri. Cioè, questo non significa che sarà eterna, ma in ogni caso non viene pensato come qualcosa che deve finire, no? Però in ogni caso deve far conto della realtà, che può riguardare sia la direzione dell'azienda. Prenderò adesso poi il caso della casa Olivetti. Perché è fallita Olivetti? Innanzitutto perché è morto il proprietario di infarto, il figlio l'anno dopo di incidente e il maggior dirigente qualche settimana dopo la morte di Adriano Olivetti, gli succede qualche altra cosa e è morto. È stato, diciamo, il disastro che poi ha portato alla deriva. Quindi, e non era previsto, e sicuramente Adriano Olivetti pensava che l'azienda sarebbe sviluppata sempre di più, no? Oppure, che so, situazioni di carattere economico, contingenze economiche, discorsi competitivi, di vantaggi competitivi che prima si avevano e che poi non si hanno più. Quindi bisogna tener conto in ogni caso della realtà. Cioè, è possibile che l'azienda possa andare male. È possibile. Cioè, non è qualcosa di non pensato. Le soluzioni che solitamente che si prendono sono quelle che ho detto prima: o si riconverte l'azienda per cui pensa di rifare tutt'altro. Certo, ma loro già pensavano, già in base a quello che era nel mercato, addirittura hanno anticipato di 15 anni la Apple nel modello P110, che diciamo che era già un precursore. Poi purtroppo Adriano Olivetti è morto il figlio che si interessava proprio di questo settore, quindi è finito tutto. In realtà lì c'è stata anche una volontà di diversificare, sì. Perché loro erano una certo, azienda che certo. Il primo calcolatore, quindi noi certo. Cioè loro già pensavano alla diversificazione, Sì, è un discorso molto più ampio, sì. Sì, no, adesso comunque ci ritorniamo, poi c'è l'altra parte di questo incontro, il caso Olivetti. Quindi diciamo è possibile che la vita dell'azienda finisca. Però dicevo, pensare già, avere già la volontà a tempo di dire che io in ogni caso già devo pensare che la mia vita deve durare 10 anni, cioè personalmente non la vivo come angoscia piuttosto che come vitalità, no? E poi ancora di più, cioè è perché? Cioè, se non è legata ad un progetto che è legato al tempo, no? Perché la devo pensare a 10 anni? Chi è quel lavoratore che verrebbe a lavorare per 10 anni? Sapendo che fra 10 anni non hai più posto di lavoro. Oggi sicuramente sui discorsi, sicuramente oggi come oggi, cioè sicuramente, però appunto, però in ogni caso, in questo caso però questo modello, rispetto a quello che dicevamo ieri, dove una forma di alienazione è quella della mobilità, della mancanza di stabilità, questo modo non alimentiamo, cioè qualcosa di diverso, anzi favoriamo ancora di più l'instabilità, no? Il fatto che in ogni caso non ho della sicurezza che può essere il lavoro. E volevo appunto soffermarmi adesso su questa figura fra gli stakeholder riguardo al lavoro, per cominciare appunto a legarmi poi al caso Olivetti. Chi lavora in azienda non lavora solo esclusivamente per una remunerazione, no? Lo diceva l'aspetto oggettivo, ma c'è anche un aspetto soggettivo, perché nell'azienda io cerco di esprimere anche me stesso, creo relazioni, mi aspetto non una competitività, ma mi aspetto una certa coesione all'interno dell'impresa. Sappiamo benissimo, per chi ha vissuto nelle imprese, come risulta difficile lavorare lì dove c'è competizione, dove c'è arrivismo, carrierismo, dove c'è mobbing e tutto il resto. Sicuramente quello che mi aspetto come motivazione è quella appunto delle motivazioni che vadano al di là dell'aspetto strettamente quantitativo che è
la remunerazione, che è dovuta, no? Ma ci sono altri aspetti di tipo appunto qualitativo che il lavoratore che è all'interno dell'impresa si aspetta, è un'aspettativa, e qui dipende molto dalla coesione che riesce a creare colui che è alla guida del management, che deve agire appunto, dicevamo prima, non secondo lo spirito di dominio, ma di servizio. È un servizio esercitato con autorità. Autorità non significa autoritarismo, sinonimo di dominio. Assumere appunto questa leadership grazie a quelle che sono le sue competenze, a quelle che è la sua lealtà, la sua onestà, i valori che si porta dietro, che non possono appunto essere frutto di acquisizione culturale, ma dipendono appunto da quelle che sono le predisposizioni virtuose che il soggetto ha. Per creare appunto questa coesione, questa unità appunto aziendale, un economista spagnolo, Pérez López, dice che occorre che il management deve essere guidato dal principio di consistenza. In che cosa consiste il principio di consistenza? È appunto il fatto che chi guida appunto l'azienda deve riuscire a valorizzare il lavoro di gruppo, dove ognuno si senta motivato in quello che fa. Per cui la responsabilità diventa una responsabilità condivisa, basata appunto sull'aiuto reciproco, sulla capacità dei singoli di supportare i pesi gli uni degli altri. Quindi al di là di ogni rivalità, determinando in questo modo fiducia, coesione e soddisfazione, che sono i risultati da cui siamo partiti. E di fronte a questo quindi possiamo avere due modelli di direzione aziendale: o un modello appunto antagonista, conflittuale, oppure di tipo invece di coesione, addirittura parlare di comunità, che non è un'utopia. Da ciò appunto adesso vi comincerò a parlare di Adriano Delivetti, il quale, pur essendo un modello di direzione dell'impresa, lontano ormai da noi perché ormai sono passati più di 50 anni, ma in ogni caso è stato realizzato, non è rimasto in un progetto teorico, accademico, ma è stato realizzato, ha avuto i suoi effetti, ha raggiunto i suoi risultati, e quindi come tale significa che non è qualcosa di irrealizzabile. Attenzione però che, come ogni modello, non possiamo riprendere il modello e rifarcelo adesso, anche perché le condizioni sono diverse, quelle che noi viviamo adesso, però significa in ogni caso che è possibile realizzare. Sono diverse appunto le condizioni sociologiche in cui viviamo in una situazione, dicevamo, di stabilità, di liquidità, rispetto alla stabilità che c'erano a quel tempo. Dal punto di vista occupazionale viviamo situazioni diverse. Riguardo appunto il rapporto fra tecnica e lavoro, è un rapporto diverso, e soprattutto la cosa fondamentale, il modello ha funzionato con Adriano Olivetti per la leadership di Adriano Olivetti. Le imprese spesse volte non vanno male non perché ci siano situazioni, ma perché manca leadership. Cioè non c'è una leadership che sappia portare avanti un'impresa attraverso questa che è la coesione. Quindi laddove soprattutto un'impresa è indirizzata, dettata da obiettivi di redditività, soprattutto nel breve periodo, questo appunto porterà man mano al disastro,
Chi conosce la storia di Adriano Olivetti? Quindi posso raccontarvela. Mi dispiace magari per chi la conosce, in caso interagire perché mi piace farla conoscere. Allora, facciamo adesso 5 minuti soltanto di pausa, solo 5. Non di più, è piacere. Allora, adesso appunto ci soffermeremo sul caso appunto Olivetti, vi dicevo come modello, non teorico ma appunto proprio esperienziale, di modello di impresa. Allora, dire appunto Olivetti, soprattutto per chi ho vissuto alla fine del Novecento, che ha vissuto appunto fino alla fine del Novecento, significava macchine da scrivere, fondamentalmente. Pensare appunto Olivetti significava pensare macchine da scrivere, salvo che appunto non si era impiegati in uffici, che significava anche calcolatrici, no? Proprio perché Olivetti raggiunge una posizione di dominanza nel mercato italiano ed europei, ancor meno in quello americano, dove appunto invece viene la concorrenza dell'Underwood e dell'Armento, una dominanza appunto in questi settori, appunto quello delle macchine da scrivere e quella delle calcolatrici. Olivetti appunto sorge come un'azienda grazie appunto all'opera del papà di Adriano Olivetti, che è Camillo, il quale nel 1908 con 20 dipendenti inizia questa avventura. E inizialmente si confronta con una concorrenza forte a quel tempo, che ancora era quella americana, quella appunto delle macchine da scrivere che venivano appunto dagli Stati Uniti. Nel 1901 nasce appunto Adriano, e Adriano da giovane fa un'esperienza all'estero. Fa un'esperienza appunto all'estero, entra in contatto con le industrie della Ford e lì appunto conosce un modo di organizzare il lavoro che ancora in Italia non era pienamente conosciuto. Quello che sarà il cosiddetto Fordismo, poi, che a sua volta dal punto di vista teorico è il Taylorismo, che consiste nella organizzazione scientifica del lavoro, cioè organizzare il lavoro lì dove il lavoro è standardizzato e è possibile dividere secondo fasi produttive, specializzandosi in una fase produttiva al fine di ottenere una maggiore efficienza attraverso gli risparmi di tempo e attraverso la specializzazione in quella fase produttiva, no? Camillo Olivetti appunto, che già appunto era avviato all'interno dell'industria del padre, che cominciava a crescere, conosce appunto questa esperienza del Fordismo e importa questo modello di organizzazione aziendale in Italia. Però la cosa che lui pensa è questa: non è possibile riprendere quel modello e riportarlo in Italia, perché in ogni caso, già lo dicevamo ieri, il rischio del Fordismo o del terrorismo è quello della reificazione della figura del lavoratore, cioè considerato come una macchina, no? Tu mi devi produrre solo esclusivamente questo chiodo che a sua volta, oppure nel caso della macchina da scrivere, questi tasti che poi mi serviranno da attaccare a quell'altro meccanismo, eccetera. Tenete conto che una macchina da scrivere comprendeva circa 100.000 pezzi, no? Quindi questo comportava la divisione in diverse fasi produttive, che portavano quindi all'assemblaggio dei vari componenti. La cosa appunto che Camillo e Adriano Olivetti appunto pensa è che non è possibile aspettarlo proprio per questo limite che può avere l'organizzazione scientifica del lavoro, e dice che occorre creare degli spazi diversi, crearli proprio degli spazi, dei tempi diversi. Tenete conto, nella fase più evoluta dell'industria di Adriano Olivetti, la pausa durava 2 ore
una pausa lavorativa. E in queste due ore i lavoratori avevano la possibilità all'interno dell'impresa di accedere a servizi di carattere culturale. Aveva costituito una biblioteca, non mi ricordo quanti volumi, una biblioteca molto importante all'interno dell'impresa, attività di svago, ma allo stesso tempo, per esempio per le lavoranti, aveva stabilito che all'interno dell'impresa si costituissero scuole ed asili, addirittura asili nido, siamo appunto prima degli anni 60, non pensiamo ad oggi, no? In tempi in cui non si pensava assolutamente a alcune cose. E in questo sicuramente il modello Adriano Olivetti risultò innovativo. Ma la cosa importante appunto nel modello di Adriano Olivetti è innanzitutto che una parola risuonava spesso in quello che lui diceva, che è quella della restituzione. Chi vive di spiritualità francescana, anche questa è una parola che conosciamo bene, no? Cioè il fatto che in ogni caso non tutto c'è dovuto. In questo c'era quasi una forma sacrale nella figura di Olivetti, perché il successo, lo sviluppo che aveva avuto appunto l'industria, appunto Olivetti, dice non dipende solo da me. E quindi come tale io sono tenuto a restituire a coloro che hanno contribuito perché ciò sia avvenuto, abbia avuto appunto la sua realizzazione. E a poter questo appunto dice appunto Adriano Olivetti che il lavoratore deve diventare al centro della vita dell'impresa. Attraverso appunto quella che è appunto tutte le misure che lui prende. In tutto questo sicuramente, lo dicevo prima, il modello Olivetti funziona proprio perché c'era questa figura carismatica. La figura di un leader che diventa carismatico, che riesce a creare già lui stesso, in base a quelle che sono le sue predisposizioni, eccetera, essere appunto a creare questo clima di coesione, di collaborazione e non di rivalità. Ma nello stesso tempo appunto il modello appunto funziona, vi dicevo, anche perché il suo obiettivo non era la redditività, a meno soprattutto a breve periodo, nel breve periodo. È un'altra cosa appunto che lui pensa, che il reddito, non il profitto, non può essere solo nelle mani di coloro che dirigono o che hanno la proprietà dell'impresa, ma deve essere diviso fra i lavoratori, non soltanto attraverso una retribuzione, ma soprattutto attraverso quello che io posso fornire ai lavoratori, attraverso appunto quelli che erano i servizi sociali che lui fornisce. Quindi è un uomo che guarda innanzitutto al futuro, non pensa, tornando a quello di prima, ad un'azienda a tempo, ma il suo sguardo appunto è quello di un futuro non su quello suo o dell'impresa in sé, quanto piuttosto il futuro dei lavoratori. Egli considera appunto le fabbriche che lui costruisce, li pensa appunto come comunità, e proprio dà proprio il nome di comunità aziendali. Anche già nel nome stesso, nella terminologia stessa che utilizza, indica appunto questo modello che è coesivo. E un aspetto particolare dal punto di vista industriale dell'opera appunto di Olivetti è innanzitutto l'attenzione all'innovazione. Vi dicevo, egli cercava di anticipare i tempi, e in questo non lo faceva lui da solo, cercava di coinvolgere i lavoratori a partire dal basso. In questo entra in quel modello che dicevo prima, dove la leadership, il management deve sentirsi coinvolto, deve appunto essere coinvolto con la vita dei dipendenti. Quindi la cura della qualità del prodotto, un prodotto che sia di qualità e sia un prodotto anche distintivo, non soltanto per la qualità ma anche per la bellezza.
Un aspetto caratterizzante anche qui della filosofia industriale di Adriano Vetti è che non coesiste soltanto il buono, le buone azioni, quello che lui, a cui lui tende, perché alla fine tutti possiamo stare bene, quanto piuttosto che questo avviene in un clima di bellezza. La bellezza in quello che propongo, nei prodotti di design che lui appunto con un altro design a quel tempo, nella costruzione di luoghi che siano belli, per cui ha richiamato diversi architetti perché aiutassero in questo, quindi l'attenzione del bello appunto visto come modo attraverso cui noi possiamo vivere bene. Quindi il decoro non visto soltanto solo per un esclusivo abbellimento, quanto piuttosto come condizione necessaria per vivere bene. Un esempio appunto che vi porto per quanto riguarda Olivetti: a lui fondamentalmente anche l'immagine che vuole dare all'esterno non è quella di un'azienda che produce per produrre un profitto, quanto piuttosto quello di creare comunità aziendali, come diceva lui, in un'ottica appunto di bellezza. Ancora tutt'oggi resta per una parte abbandonato, adesso che la sua affari è stato appunto ripreso, ha creato un negozio che non è un negozio a Venezia, nel salotto buono di Venezia che è Piazza San Marco, richiamando uno dei maggiori architetti del tempo, Mario Scarpa, perché realizzasse un logo bello che richiamasse il marchio Olivetti, perché per cui tutto richiama anche la struttura del negozio, rappresenta appunto il marchio Olivetti, ma in quel negozio, pur essendo esposte macchine da scrivere e calcolatrici, non vendeva macchine da scrivere, non si è mai venduta una macchina da scrivere lì, era come se fosse un ufficio di rappresentanza, proprio per indicare la bellezza che passava attraverso i prodotti che lui offriva, dicendo che a me non interessa tanto vendere, sicuramente devo camparci per mettere la vitalità e di realizzare quello che ho realizzato, ma non è la finalità prima, è quello di fornire un prodotto che sia bello, che sia innovativo. E nello stesso tempo, all'interno soprattutto dell'industria di Ivrea, realizza almeno 5 volte l'anno delle mostre d'arte, per cui anche il luogo di lavoro diventa luogo di fruizione del bello, non solo per coloro che ci vivono, ma anche per gli altri. Inoltre, un altro aspetto particolare è l'attenzione al dettaglio nelle produzioni di Olivetti, mentre invece all'interno delle comunità aziendali l'attenzione particolare è data al singolo, cercando appunto di valorizzarlo senza fare alcuna discriminazione. In questo c'era proprio un codice etico, no? Interno, in cui non era ammessa alcuna discriminazione. E teniamo conto, soprattutto nell'ultimo periodo, siamo in periodo di forte immigrazione interna all'interno dell'Italia, dove molti meridionali andarono al nord Italia, e soprattutto sugli effetti sociali che determinò questo in alcune appunto città come ad esempio Torino, oppure il Canavese, dove appunto si impiantavano le industrie di Olivetti, sulle discriminazioni, no? Mentre invece egli concepisce appunto l'impresa come comunità aziendale dove non è possibile alcuna discriminazione, e nessuna discriminazione anche nei confronti, nel rapporto tra coloro che stanno nelle fasi lavorative più basse e coloro che hanno la dirigenza delle varie fasi produttive, anche nello stipendio. Potrà stupirvi come un dirigente a quel tempo nell'industria di Olivetti, lui voleva che non arrivasse a 20 volte più rispetto a uno stipendio del salariato. Oggi, se vediamo, dai 300 ai 5.100 volte rispetto a quanto prende un salariato.
proprio perché lui non voleva che ci fosse questo grande scarto anche dal punto di vista salariale tra coloro che dirigevano e coloro che erano diretti, anche nella remunerazione. Inoltre, all'interno appunto dei lavoratori, egli voleva che ci fosse un'organizzazione non burocratizzata, ma che si basasse invece più sulla collaborazione, cercando, vi dicevo, di valorizzare sempre più le capacità imprenditoriali che potevano derivare dal basso. Uno di quelli che sarà, non mi ricordo qual è il nome, il più grande designer all'interno dell'industria Vivetti, partì dal basso, non fu richiamato da fuori, proprio nella valorizzare quello che ciascuno di loro poteva offrire. E sicuramente un'attenzione particolare, parlando appunto di ecologia integrale, non soltanto dal punto di vista umano di coloro che operano all'interno, l'attenzione appunto di Olivetti era anche nei confronti dell'ambiente esterno. Era fondamentale per lui che ci fosse questa interazione con l'ambiente esterno, perché creasse esternalità positive attraverso quello che poteva fornire al territorio. Vi leggo appunto un passo. Prima uno, poi ve ne leggo un altro. Capisco che oggi è la giornata della citazione dei testi, dopo la mattinata. Lo sviluppo appunto dell'azienda appunto Olivetti ha portato man mano alla diffusione dell'industria Olivetti non soltanto nel canavese ma anche fuori. Nel 1955 viene inaugurato uno stabilimento a Pozzuoli e lì appunto lui formulò un famoso discorso al lavoro di Pozzuoli che ancora viene raccolto e che ancora è fondamentale per capire proprio quello che ci sta dietro la filosofia di Olivetti. Lui appunto, rivolgendosi ai lavoratori di Pozzuoli del nuovo stabilimento, ricorda qual era il modello madre che la fabbrica di Ivrea. Dice: la fabbrica di Ivrea, pur agendo in un mezzo economico e accettandone le regole, quindi in ogni caso era un'industria che era chiamata anch'essa a realizzare economia, ha svolto i suoi fini e le sue maggiori preoccupazioni alla elevazione materiale, culturale, sociale del luogo ove fu chiamata a operare. In questo lui ci vede quasi una missione, avviando quella regione verso un tipo di comunità nuova, per cui nel concetto di comunità non c'era una comunità che si fermava soltanto al contesto industriale, ma riguardava proprio tutto il territorio, ove non ci sia più differenza sostanziale di fini tra i protagonisti delle umane vicende della storia che si fa giorno per giorno per garantire ai figli di quella terra un avvenire. Da ciò ha avuto questa visione prospettica, una vita più degna di essere vissuta. Ancora più avanti dice: la fabbrica fu quindi concepita alla misura dell'uomo, perché questi trovasse nel suo ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza. Per questo abbiamo voluto, e qui appunto parla anche dell'architettura, come è stata concepita l'architettura, abbiamo voluto le finestre basse e i cortili aperti e gli alberi nel giardino ad escludere definitivamente l'idea di una costrizione e di una chiusura ostile, perché ci fosse la comunicazione con il mondo esterno, che non diventasse un carcere dove non c'è la possibilità della visione, se non attraverso finestre alte. Cosicché oggi questa fabbrica ha anche un altro valore esemplare per il futuro nel nostro lavoro del nord e ci spinge a nuove realizzazioni per creare nuovi ambienti che traggono da questa esperienza insegnamento per più felici soluzioni. Quindi l'idea appunto che ha Adriano Olivetti è quella di pensare l'uomo nella sua integrità, un'espressione appunto che
utilizzata da Paolo VI nella Populare Non Progresso, parlando dello sviluppo dei popoli, dice che devono essere sviluppati tutti gli uomini e tutto l'uomo. Nell'idea appunto di economia umana che pensava appunto Adriano Vivetti, c'è questo discorso del raggiungere tutti, anche coloro che devono venire. E nello stesso tempo, perché l'uomo si realizzi nella sua totalità, non un aspetto prettamente economico, ma in tutti i suoi aspetti, anche quelli culturali, anche quelli sociali, anche quello dell'essere persona in relazione. Vi dicevo, il modello appunto di Adriano Vivetti purtroppo è finito con la fine della sua leadership. E questo appunto è un problema che è presente anche qui nell'economia aziendale, soprattutto per le imprese familiari. Spesse volte, quasi sempre, le imprese familiari hanno una vita a termine, salvo che appunto non sono riconvertite, salvo che non sono pensate in maniera diversa, vedi per esempio la Fiat, no? Nasce come azienda familiare, dove la successione della direzione dell'azienda finisce però nel momento in cui muore Giovanni Agnelli. La riconversione è avvenuta nel momento in cui si affida la direzione ad altri, e nel momento in cui si riconverte quell'azienda in quello che sappiamo adesso, no? Però appunto la leadership dell'impresa, essendo legata a soggetti, rischia appunto di terminare una volta finito il soggetto. Forse uno dei limiti appunto di Adriano Vivetti appunto è il fatto appunto che non c'è stata la possibilità di successori che abbiano continuato, no? Vi dicevo, il figlio che era già indirizzato verso l'innovazione tecnologica, oppure appunto il maggior management, anche lui appunto fece una cattiva fine, per cui finiti loro tre, in più appunto chi continuò, gli eredi, non erano più in condizione di continuare, per cui vi sono state delle mosse di prima inizialmente con la General Motors, poi appunto con interventi da parte di aziende piemontesi, tra cui anche la Siat o la Pirelli eccetera, che cercavano di dare un aiuto, ma alla fine non si riuscì più, fino appunto ad arrivare prima di Benedettis e poi appunto attualmente, dove ormai non c'è più, diciamo, la Olivetti di Adriano Olivetti. Ci sono domande, qualche riflessione che sorge? Mi viene a caldo perché quello di Olivetti è questa visione comunitaria, no? In fondo è la trasposizione del principio di fratellità francescano nelle comunità dell'impresa. Parlando della roba così stamattina dei principi francescani, ha messo questo fondamento della fraternità. Se uno lo vuole vedere applicato, che significa la fraternità in ambito economico e impresa, credo che sia un esempio. Volevo dire un paio di cose. Volume, così. Sì. Perché ho un po' studiato recentemente da vicino il caso di Vecchi, in particolare per il caso di Ivrea, che è la città di cui agivo. Diciamo, l'innovatività di Olivetti è stata quella trasposizione, no, del concetto di comunità dall'azienda al territorio, quindi su era una politica, sì, fondamentalmente appunto, cioè, lui era un imprenditore ma aveva anche un politico, certo. Quindi questo aspetto, ecco, della restituzione al territorio, ecco, del contatto col territorio, quindi la crescita del territorio. L'altra componente è l'innovazione, cioè Vivetti era appunto uno che puntava sempre verso il nuovo, anticipava, quindi anche l'immissione verso la traiettoria tecnologica dell'elettronica lui la capisce, la intraprende, tant'è vero che lui crea un gruppo di lavoro e di ricerca a Pisa, perché Pisa è stato costituito per un calcolatore italiano, e quindi lui intuisce questa cosa, crea un gruppo. Poi chiaramente ci sono quegli eventi che è lo shock Olivetti, il primo shock Olivetti, che poi continua l'Olivetti, negli anni 80 l'Olivetti ha un sacco di dipendenti, fino all'M24. Cioè, la crisi, diciamo, finisce il modello Olivetti nel senso dell'impresa sociale, no? dell'idea della comunità, però l'Olivetti resiste tutti gli anni 80, anzi raggiunge col Perotto, no? con computer, eccetera, eccetera. Quindi
E poi diciamo la fine arriva più con la scelta, qual è la crisi, la scelta, no? Più finanziaria, la capacità di mantenere con la competitività con l'Apple, con l'IBM, con tutte insomma le imprese americane nel campo del computer, e con la scelta della, di andare verso una traiettoria di sviluppo, quella delle telecomunicazioni, che diventa sempre più effimera, no? Quindi De Benedetti, diciamo, ha considerato un po' la scelta di De Benedetti della Omnitel famosa, che poi è diventata Vodafone, crea praticamente l'inizio della fine. Quello che l'aspetto critico, no? Questi tipi di operazioni, che non erano, cioè erano comuni anche in quegli anni, no? Perché se si pensa a un viaggio a Pontedera, se si pensa alla famiglia Rinelli anche a Torino, cioè c'era questa dimensione un po' del creare qualcosa anche per gli operai, per la società. Quello di Olivetti chiaramente è stato più sociale, più politico. Però ecco, l'unica criticità è il fatto che poi a volte le comunità diventano dipendenti, no? Nel caso di Ivrea il rischio è stato un po' quello, no? Diciamo l'apice, no? La creazione di un'impresa così importante per il territorio ha creato poi dipendenza, quindi la capacità poi di un imprenditore è anche quella, no? Di stimolare comunque la creatività anche dei, cioè che lui la stimolava ma al suo interno. Esatto, infatti una delle critiche si muove appunto il fatto che il modello di Olivetti fondamentalmente era molto paternalistico. Esatto, no? E nel paternalismo appunto è quello che poi si è verificato, questo c'è il rischio che poi deresponsabilizza poi i soggetti che ricevono l'azione, no? Per cui ci sono ancora sicuramente alcuni nostalgici di quel modello. Però appunto la realizzazione purtroppo poi appunto, è finita proprio perché era basato molto su questo. E un'altra cosa, poi ti lascio la parola, un'altra cosa che ho dimenticato a dire, che un'altra innovazione all'interno del modello di organizzazione del lavoro, anche qui siamo prima ancora degli anni 60, Adriano Olivetti muore nel gennaio del 1960, quindi ancora prima degli anni 60, lui pensa a un discorso anche di organizzazione aziendale, l'organizzazione sindacale aziendale all'interno dell'azienda, no? E anche qui sicuramente era anche qui innovativo il suo pensiero, cioè pensare all'organizzazione sindacale all'interno dell'impresa, no? Oggi è qualcosa che ormai è assodato, no? Sì. E l'altra componente legata all'innovazione che benissimo, no? È il fatto di creare diverse competenze, di concentrare diverse competenze. Lui ha invitato, diciamo, e finanziava magari i sociologi, i storici dell'arte, piuttosto che i filosofi, metteva insieme diverse competenze indipendentemente dall'economia, proprio perché pensava che, esatto, che la creatività nascesse proprio dalla contaminazione. Quindi cioè, su quello è innovativo, ecco. Di vista, lui ha anche pubblicato diversi libri che venivano pubblicati nelle case edizioni. Infatti, ho dovuto fare la edizione comunità, che è la casa editrice che raccoglie ancora, c'è la fondazione. C'è sempre anche il figlio di Laura, sì, il figlio di Laura, che è la figlia di Adriano, della seconda moglie, è diventato la segretaria, insomma, della fondazione, sta riportando un pochino in auge il pensiero, sta ripubblicando. Ecco. Ora sono tanti anche i libri che abbiamo pubblicati, quindi è interessante anche leggere. Sì, sicuramente la bibliografia, sia appunto come scritto originale suoi, ma anche come studio, ormai è molto più ampia rispetto al passato. In Italia poi abbiamo la caratteristica familistica dell'industria e della finanza. Mm. Il che non è che sempre un favore, dicevo. Può essere un limite, può essere un limite anche dopo la seconda. Dicevamo perché le competenze imprenditoriali non si possono trasmettere nel secondo genere. Una trasmissione genetica. Io volevo chiedere, no, il dove, come, perché, no? E diciamo in genere queste categorie di lettura delle dinamiche interne all'impresa, anche come scopi, finalità, no? Io ho in mente, diciamo, per via della conoscenza di un grosso dirigente di una multinazionale che nel campo che ha sede in Arizona e che nel campo dell'elettronica costruisce degli elementi
molto particolari, ma di cui ha quasi il monopolio. E diciamo, queste aziende che hanno degli ambiti che vanno per conto loro e che sono aziende nelle aziende, hanno circa 125.000 dipendenti sparsi in tutto il mondo, in fabbriche, in Vietnam, in Serbia, in America, no? Poi hanno tutto l'aspetto del marketing, che è un aspetto che va a sé, è un'azienda che va a sé con dirigenti, eccetera, eccetera, un tratto verticistico per cui ci sono l'organizzazione è tale per cui chi vende nel settore Africa e Europa non sa niente delle aziende che producono, sono processi molto differenziati ed in cui l'aspetto finanziario ha un altro, è un altro mondo all'interno dello stesso gruppo. In questo contesto, no? Il dove, il perché, il come, e poi il secondo aspetto della, diciamo, della complessità, nel senso che poi gruppi diversi tendono in ambito della, della come si chiama, quando due sono in lotti, no? Nella concorrenza, che ci sono frequentemente fusioni, eccetera, eccetera, per cui succede che, per esempio, tutta la dirigenza del marketing di un'azienda che viene inglobata finisce per essere in competizione con l'analogo gruppo dell'azienda, del gruppo di provenienza, per cui uno dei due deve essere praticamente allontanato, magari con ampio margine di utile, però in genere questi alti funzionari oggi lavorano, domani non sono più cosati, no? Ecco, queste sono un po' le logiche. Dico, come funzionano queste categorie, perché è un mondo dove, diciamo, c'è un aspetto della finanza che rende talmente vulnerabili gruppi enormi che da un giorno all'altro falliscono proprio perché non hanno più ricchezza da spendere, e ci sono queste fusioni che avvengono, ma nel giro di un anno e mezzo, che mettono a casa centinaia di migliaia di persone, dove rapporti, diciamo, di sentirsi coinvolti in un progetto lavorativo, in un corso, assolutamente, cioè tu c'hai un ambito, no? E per cui è un formicaio sempre. Allora, sicuramente, come giustamente diceva lei, la realtà è molto più complessa, no? Rispetto magari alle semplificazioni che abbiamo fatto noi, e soprattutto quando le dimensioni dell'azienda sono così grandi, per cui coinvolgono più paesi, più situazioni, eccetera, e ancor di più in ogni caso riguardano relazioni che dicevo proprio come premessa a questo momento di oggi, come le relazioni non sono legate soltanto ad una fisicità, ma sono appunto legati, hanno luoghi, no? Dove anche le parti fra loro neanche si conoscono, e quindi come tale, cioè, la realtà appunto è complessa ancora di più per il discorso della finanza in modo particolare, dove il valore del bene non è legato più soltanto al valore di scambio, no? Ma è basato più sulle speculazioni, è basato su altro, no? su operazioni che vanno al di là di quella che è la materialità poi del bene, e quindi come tale la realtà è molto più complessa, soprattutto per questi aspetti che vanno al di là del reale, cioè al di là di quello che possiamo vedere,
Questo però non significa che non vale quello che abbiamo detto, no? Cioè che all'interno poi delle imprese in ogni caso l'idea è sempre quella della, di questa vitalità che deve andare avanti, dello sviluppo. Tenendo conto che questo può essere anche un limite, no? Sapendo che fra le cose per cui un'azienda può avere fine è dovuto non a cause endogene, ma cause appunto che mi derivano da terzi, no? Che neanche magari posso prevedere. Ci siamo? Magari sarà stato anche paternalismo, però l'eredità che ha lasciato, innanzitutto rispetto come detto, per la persona umana, prima di tutto, che per la dottrina sociale della Chiesa è primaria come statuto epistemologico. In secondo luogo, un'eredità la possiamo vedere per certi aspetti, e mi pare che va uccidere espressivamente nell'economia sociale di mercato, in cui si tenta di parare un po' i colpi che possono venire da fuori, perché oggi effettivamente purtroppo c'è quell'altro grandissimo cambio di paradigma nella produzione, che è appunto il fatto che non comanda più, cioè il traino non è più l'economia reale, quella che effettivamente produce. Ah, c'è la finanza che condiziona le cose. Infatti, se andiamo a vedere quali sono le contrattazioni di borsa ogni giorno, proprio più il problema della, cioè troviamo in primis quello di speculazione, non di produzione, di economia reale. Per cui oggi abbiamo anche questo fratello, è l'ultimo documento fresco della, in materia di economia, eccetera, che lei conosce benissimo, no? Sfornato da poco dal Vaticano, parla appunto di questa economia che uccide, e mi pare che nell'Evangelium proprio nella Laudato Si parla proprio in parte di economia che uccide, proprio perché non è un'economia, diciamo così, produttiva, ma è una finanza che strozza l'economia e la riduce a proprio vantaggio, speculando, cioè basta un push button, ti cambio le sottoscrizioni finanziarie eccetera e ti metti in crisi. Ecco perché le crisi sono più congiunturali ma strutturali. Questo è il cambio di paradigma, ahimè, che gestiamo adesso, e chi gestisce la finanza, se non mi ripeto, non certo noi. Per cui c'è questo cappio, come diceva Cesarino, c'è questo cappio al collo dell'economia reale, di quelli che producono veramente. Da un momento all'altro l'economia finanziaria va fuori. Ma questa realtà nuova va di nuovo letta. Certo. Perché se no è inutile. Demonizzata, prima va letta attentamente. Intanto il Papa sta c'è qualcosa di morale a dirlo, poi sì, gli altri sono accodati. Sì, però io mi sembra che, non lo so, ecco, ma mi sembra che ci vuole una capacità di lettura che permetta risposte, che permetta qualche cosa, perché è ovvio che la borsa c'è sempre stata. Ma non sul modo in cui però agisce, no? Sono cambiate le storie. La borsa c'è sempre stata, vuol dire che c'è qualcosa che non torna, no? Ma è il modo in cui sono trattati i titoli di credito, in cui sono appunto trattate le azioni, le finalità diverse attraverso cui si acquista o si vende azioni, non tanto per avere una proprietà, quanto piuttosto che attraverso il movimento del valore dell'azione io posso guadagnarci. Nella forma più semplice. Non ci mettono niente, loro non rischiano con i titolari dell'economia reale. Cosa rischia? Cioè, è un discorso che si va oltre l'economia appunto reale. Come questo dicevo, di tener conto anche di relazioni di tipo virtuale, cioè che vanno al di là della materialità. Tornando a Olivetti, però vorrei fargli un po' sì, di giustizia, certo, rispetto al fatto che fosse paternalista, certo, non immaginava di crepare quella mattina su quel treno mentre andava in Svizzera, su questo c'è dubbio, però credo sia noto il fatto che in Svizzera ci andava con un documento con il quale andava a concordare un'operazione finanziaria, la prima peraltro, perché fino allora era stato il nuovo finanziamento d'impresa, che prevedeva il futuro dell'azienda in una suddivisione della proprietà in quattro parti, una parte alla famiglia, una parte ai lavoratori, una parte all'amministrazione pubblica, al comune, e una parte a chi mi sono scordato, famiglia, lavoratori, pubblica, e una quarta parte da mettere sul mercato. E quindi aveva un'idea
di ciò che doveva accadere dopo di lui, in un'età in cui lui era assolutamente giovane, già molto ben delineato. Quindi aveva il fatto che avesse preso quel cinese come responsabile tecnico, era perché era consapevole che il figlio era molto bravo da un punto di vista manageriale, ma non aveva le competenze tecniche che serviva, quindi aveva già immaginato un passaggio generazionale, non solo dal punto di vista delle competenze interne, perché in qualche maniera il figlio, pur molto giovane e pur non avendo tutti i sistemi di relazione che lui ha costruito negli anni, era potenzialmente un amministratore delegato valido, ma sotto il profilo tecnico, mentre lui aveva governato perfettamente il processo anche abbastanza avanti, certo poi c'era un sacco di ingegneri, ci aveva messo, però diciamo aveva ancora il controllo del processo produttivo tradizionale, quello delle macchine da scrivere, era consapevole che sul settore elettronico avrebbe dovuto mettere la competenza e si tirò dentro quel ragazzo, che poi lui è morto in maniera stranissima sul treno. Quel ragazzo è stato investito, qualcuno qualche sospetto ce l'ha, gliel'ha messa qualche se considerate poi che a quell'epoca i computer erano immaginati come delle macchine che erogavano servizi a clienti e che quindi chi le possedeva poteva decidere chi lo usava e chi no, mentre la macchina di Olivetti era pensata come una macchina da vendere e quindi di proprietà dell'impresa. Insomma, ci sono un po' di cose che lascio immaginare, però fondamentale è questo, no? Lui aveva le idee molto chiare del limite di essere lui il deus ex machina, aveva pensato a questo modello sia interno che soprattutto proprietario. Lui aveva un'idea che poi è stata ripresa. Morì lì, non si sa come. Non si sa come, da solo in uno scompartimento di un treno sanissimo. Boh. No, ma anche Enrico Mattei, proprio mentre. Nel documentario di Fasano, non so se conoscete Michele Fasano, il mio conterraneo peraltro, in me non c'è che futuro, tutte queste cose, quando ho lasciato un po' in una nuvola, che vediamo che è successo. Ma soprattutto il modello proprietario, che poi è il modello, se ci avete presente, che riprende Christian Felber nell'economia del bene comune, esattamente quello è il modello proprietario. Nella successione di impresa è Christian Felber, che è un economista, si prevede proprio questo, che a un certo punto l'impresa per necessità di sopravvivenza debba diventare un oggetto del territorio, quindi parte della proprietà alla comunità in cui l'impresa esiste, parte sul mercato ovviamente, parte a chi giustamente è figlio di quella famiglia e quindi ha avuto questa fortuna di essere figlio, e parte ai lavoratori, modello peraltro qui applicato molto spesso in maniera balorda, perché in realtà i grossi manager super pagati vengono pagati in azioni in modo che possano fare tutte le porcherie possibili che per chi dirà possano avere delle prezzate. Ognuno interpreta come vuole dei modelli che nascono al settore finanziario. Certo. Assolutamente sì. Ma Olivetti è stato anche un grandissimo urbanista, sì. Ha fatto il piano regolatore della Val d'Aosta, ha fatto il quartiere Martella a Matera. A Matera, quando la gente veniva buttata fuori dai tassi, ci furono fatti due tipi di insediamenti, uno fatto da Quaroni, un architetto che poi ha fatto anche altri piani importanti, che prevedeva una cosa bellissima, si vede ancora qualcosa di questo quartiere rimasto. Casette tutte con un orto, con degli ampi spazi comuni per ricreare quelle condizioni che, di comunità che c'erano nei Sassi di Matera, non so chi di voi ha visitato i Sassi di Matera, si stava non a gomito, proprio a dito uno con gli altri, e lì si ricreava questa comunità. L'altro quartiere è fatto con le logiche che poi hanno preso in Italia, sono dei palazzoni tipo case popolari, assolutamente anonimi, senza nessuna possibilità di questo. Comunque Ivrea è stata nominata patrimonio dell'UNESCO, sì, come città industriale del XX secolo. Sì. L'unico problema è che molti dei stabilimenti costruiti da Olivetti appartengono a fondi privati e sono vuoti. Sì. Quindi cioè, è molto anche triste questa situazione, perché non sono stati inseriti nella città industriale. Non c'è stata poi la dovuta eredità. Esatto, nuovi contenuti anche da dare a questi contenitori, certo, che fanno parte un po' della storia industriale. Quello poteva essere una chiave anche di lettura per portare avanti.
avanti il progetto degli eventi, no? Invece rimandano questi scheri più vuoti. Ma se quei sospetti fossero veri ci sarebbe una logica anche del tenere vuoti con gli scheri, insomma, diciamo la Ma già quando appunto la rivoluzione industriale dell'Olivetti dopo la morte, soprattutto quando si comincia a prendere il filone dei computer, abbiamo l'M20 e l'M24, mentre la produzione delle macchine da scrivere richiedevano spazi molto più grandi, no? Perché appunto, e tra l'altro c'era un grosso impiego di manodopera rispetto a quella successiva. Poi già un problema che si poneva già allora era sul mancato utilizzo anche già di quello che già c'era. Già questo è il tempo in cui si costruisce appunto prima l'M20 che diciamo fa alimentare invece quello che è più successo con l'M24, no? E, anche perché appunto la produzione richiedeva spazi più limitati. E quindi come tale già, tenete conto lo stabilimento di Ivrea mi sembra che sia più di un chilometro. Come archeologia industriale, parte occupato, in parte non prezzano alti, non li vendono, mentre in altre città, ad esempio, sono state date a basso prezzo ai comuni, alle istituzioni pubbliche che hanno creato altro. Invece in quel caso lì, ecco, la cosa purtroppo negativa è anche questi vuoti industriali, che non hanno una nuova destinazione di vita. E che quindi cioè, fanno pensare anche al progetto degli eventi con una cosa bella ma confinata non nel passato, invece poteva ecco, avere un senso e magari come attività culturali anche legati all'arte, insomma, che era un po' la... Questo diciamo che è un destino comune di spesse volte sia che riguarda sia il privato che il pubblico, dove la successione delle diverse amministrazioni porta alla denazio memoria di chi ha preceduto. Questo vale sia per l'amministrazione pubblica che privata, dove tutto quello che c'era prima viene dimenticato, distrutto, abbandonato, mentre invece come se il nuovo fosse tutto giusto, tutto da portare avanti. Questo purtroppo è un, non so se sia una caratteristica degli italiani, del nostro modo di ragionare, eccetera, ma questo avviene, cioè, purtroppo. Di dimenticarci di quello che ci ha preceduto, di conservarlo, di valorizzarlo soprattutto. Vi dicevo, il negozio Olivetti a Piazza San Marco, e quindi non sto parlando della calle dispersa del campo San Margherita, che magari è più periferico, stiamo parlando proprio del centro, nel cuore di Venezia, per tantissimi tempi è stato abbandonato. Grazie all'iniziativa privata, volontaria del FAI è stato ripreso, aperto, per cui adesso è fruibile nuovamente, ma per tantissimo tempo è stato chiuso, c'era polvere di istruzione dentro, non c'era altro. No? Altro? Allora se non c'è altro ci fermiamo qui, capisco che finiamo un poco prima, ma siamo stanchi, io da questa parte. Voi che la giornata che siete qui, allora domani avrete il professore Colleggeri tutto il pomeriggio, non so come gestirà il tempo, mentre come ci vediamo sabato. Ciao, grazie.